Allora, Cronisomark, Dio caro. Allora, io oggi devo farmi la parte della storia e caricherò poi questo video su YouTube. Perché non me la sono fatta. Abbiamo reciso quello che dovrebbe essere l'ultimo collegamento con la piramide, però non c'è alcuna reazione da parte del Leviatano, né di Carus. E le emissioni psichiche della piramide lunare sono silenti. Non posso fare a meno di sentirmi come se non avessimo superato il ciclone, ma fossimo invece finiti nel suo occhio. Gli incubi all'interno della corona del tormento si dimenano. Sta per succedere qualcosa a cui non siamo preparati. Ti chiedo di tornare sul Leviatano per continuare a imprigionare gli incubi, mentre io cerco di capire cos'è cambiato. Questa era della scorsa volta. Questa Siamo attuale. arrivati tardi. Nonostante i nostri sforzi, la piramide lunare ha preso vita e le profondità della luna rombano per questo cambiamento. Ma non tutto è perduto. L'impronta psichica di Carus è enorme. Come una lumaca avvolta nel guscio. Solo una parte ne è strisciata fuori, scivolando dentro la piramide. Se colpiamo adesso, insieme, al cuore della presenza di Carus nel Leviatano, potremmo ancora impedirgli di rivolgere il potere della piramide contro di noi. Un rituale di tale entità richiederà un'enorme mole di potere e tutti i nostri sforzi combinati. Il corpo, Kayatl e Zavala dovranno coordinarsi con te. Torna sul Leviatano. Recupera i reagenti necessari per quest'ultimo rituale e forse, ma solo forse, potremo impedire la catastrofe. Bene, quindi iniziamo proprio col botto, mi dicono. Ok, in teoria io l'ho fatto con un altro profilo, ma il problema è che non sono riuscito a registrarlo bene, quindi lo faccio registrandolo adesso in streaming, così, col cacciatore, a fare un bel contenuto e portarlo su YouTube, quindi. Ecco qua, tutto ciò. Adesso noi quindi dovremo fare la solita tiritella. Ok, fatta. Missione a ca... ok, andiamo alla missione Catarsi. Ah, Catarsi. Andiamo qui. Dove ho penato un po', terreni di prova è corrotta. Ci sta. La corrotta è un dito nel culo. Terreni di prova più o meno. Ok, pronti. Ci siamo. Non c'è margine d'errore. Eris, Corvo, Kayato, mettetevi in posizione e piazzate gli amplificatori. Guardiana, dritta nel mezzo. Fai un po' di confusione e attira su di te le forze di Kalos. Amplificatori pronti. A rapporto. Il mio amplificatore è pronto e sono in posizione nella sala del trono. Quel codardo di mio padre non si vede. Ci sto lavorando. C'è un po' di maretta qui. Il mio amplificatore è pronto, ma i lealisti convergono sulla mia posizione. Kalos non si è fatto ingannare dal nostro diversivo. Figata comunque questa entrata qua. Mi piace un botto. Bella questa missione. Lo sentite anche voi? Che cosa, Sì, Kayat? sembra molto figa. Kayat! Le sue comunicazioni vengono bloccate. Guardiana, vai alla sala del trono e scopri che succede. Porca loca. Quanti incubi. Ok. Questo è dove noi siamo scappati all'inizio. Scompaiono. Pian piano che avanzi scompaiono i...
Incubi, madonna, quanti. Quanti Galus. Ok. La piramide. Siamo dentro la piramide. Kaito. Solo con te. Allora faremo da sole. Padre! Riesci a vedermi? Manifestati! Madonna, quanto è arrabbiata Kaiton. Andiamo, Kaiton. Sì. Non me l'hai impostata. Facciamoli male. Ok. Sì, ho sta posta. Ti vedo, figlia mia. Vedo i tuoi fallimenti, i tuoi dubbi, le tue paure. Avresti potuto essere al mio fianco, e invece hai scelto questo. Interessante. Siamo a posto, quindi mi dicono. Va bene, bella Angel. È più tardi, Sam. Oh mio Dio. Quanti nemici. Hello there. Adoggiato. Adoggiato il mio colpo. Prendilo adesso però. Maledetto. Yay! Yay! La lama. Yay! Interessante. No, 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 esatto. Si fa così, si fa. E vai. Devi ricaricare la mia super, signore. Io. Ah. Mori. Mori. Ok. Uno via. Mi dispiace, ma non ho resistito a fare l'eroe per l'ultima volta. Al mio piano sei al sicuro, guardiamo. Questo farà male. Molto. Cavolo, ma fa la stessa roba che faceva nell'incursione. Oh mio Dio. Oh, ma fa quella roba dell'incursione. I teschi che sputava nelle via. Ma cos'era? Incursione. Adesso mi viene in mente come si chiamava. Stessa cosa comunque. Che abbiamo qua? Ah, ne abbiamo due, cioè. Non ne bastava uno. Due. I like it. Bam, 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 bada bim, bada bam. Bam, bam. Uno, via. Guardiana, ci penso. Alzerò le difese. Ottimo, buona idea. Dato che adesso sputerà tutte quelle cose. Le cose strambe. Non te c'è prova. Non te c'è prova. Facciamo così, va. Dai, Gaiaton. Resisti. Guarda, guarda che bella gente qui. Vai. Ma non sta più sputando, infatti. Sembra un po' strano che continuava a tenerla. Vieni qua tu. Simpatico. Yay! Mamma, quanti infami! Mori! Ah, ce l'ho fatta! Penso che non gli arrivo al colpo. Mori! Stai fermo!
Dammi il tuo potere. Oh mio Dio. Meno male che c'è un'altra lama. Madonna, quanta gente, ragazzi. Quanta. Yeah. Yeah. Ok, si fa così. Dai. No, dove l'ho appiccicata? No, non mi diventi invulnerabile. Vai, via. Non c'è niente da temere. Figlia mia, io. Greve. Ma che senso che scompaiono così? Dov'è Kalos? Morto. Si è sacrificato al testimone. Mio padre non c'è più. Safi. Ma in che senso Kalos non c'è più? Cioè? Ok, andiamo a Helm e vediamo che cosa dice Erismorn. Che senso? Kalos morto così. Ok, vediamo cosa da dirci. Nonostante il nostro impegno, abbiamo fermato Kalos a malapena. Non è stata una vittoria. Ci ha fatto solo guadagnare tempo. Kalos è diventato un emissario del testimone. È l'arauto del secondo crollo. Per quanto ne sappiamo, questo era il piano di Kalos fin dall'inizio. Attirare i guardiani a sé con promesse di ricchezze, ricoprendoli di lodi. Solo per distruggere l'intera umanità, per volere di una voce che gli sussurra nel buio. Kalos sarà anche scomparso, ma il Leviatano rimane. Ci vorranno mesi per scacciare gli incubi rimasti e assicurarci che non ci siano più minacce. Ma perfino tali sforzi potrebbero risultare vani. Siamo al punto di non ritorno. Il testimone è vicino.
Questo è l'inizio della fine. Wow. Perfetto. Perfetto. Siamo arrivati alla fine di questa storiella bella. Wow. Ok, è finita così. Niente. Niente. Bella ragazzi, per chi lo guarderà su YouTube, la storiella finisce qui di questa stagione. Finisce così. Vedremo la prossima stagione che cosa ci propone. Kalus è morto o è scomparso? Non so. Penso che sia più che scomparso che morto, perché è un pezzo così enorme che lo fanno morire così. No, però boh. Niente ragazzi, finisce così. Finisce così.